Trapani, controlli delle fiamme gialle in tutta la provincia, scoperti 22 lavoratori in nero. Palermo, si finge avvocato e truffa a svariati clienti, scatta l'arresto per una donna. Mazzara, arrestato un 25enne per i reati, maltrattamenti in famiglia e detenzione di droga. Mazzara oggi torna a riunirsi il Consiglio Comunale in attesa del ritorno in aula del bilancio di previsione. Coronavirus da oggi in Sicilia al via la quarta dose per over 80 e fragili over 12. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Apriamo con la cronaca. Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri di Mazzara per maltrattamenti in famiglia e detenzione di droga. I particolari nel servizio. Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Mazzara del Vallo con le accuse di maltrattamenti in famiglia e produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma sono intervenuti in un appartamento a seguito di una richiesta alla centrale operativa della caserma per una lite in famiglia che stava degenerando. La lite è scoppiata tra il 25enne e la sorella, che si è chiusa dentro la camera da letto per la paura. Sul posto sono arrivati in tempo i militari dell'arma, che hanno riportato la situazione alla normalità. Durante l'intervento i carabinieri hanno scoperto anche nella casa una serra di vita, la coltivazione di marijuana è dotata di un impianto di illuminazione e ventilazione. I militari hanno trovato e sequestrato 4 piante di marijuana, 50 grammi della stessa sostanza stupefacente già essiccata, bilancini di precisione e oggetti per il confezionamento della droga. Per il 25enne sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha quindi sottoposto il 25enne alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un incidente, per fortuna senza feriti, si è verificato ieri pomeriggio a Trapani, coinvolte 3 imbarcazioni, una delle quali con passeggeri a bordo, le altre 2 invece ormeggiate senza passeggeri. La motonave che stava attraccando con le persone a bordo ha speronato una delle barche ormeggiate, creando una falla sull'imbarcazione. Nello scontro tra i 2 natanti è stata anche danneggiata la 3ª imbarcazione, che si trovava ormeggiata al porto trapanese. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco con la sezione navale del distaccamento portuale di Trapani. I carabinieri delle stazioni di Napoli e Fulgatore hanno denunciato un trapanese di 45 anni con l'accusa di combustione illecita di rifiuti. I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, si sono accorti di una intensa colonna di fumo poco distante dalla loro posizione. Giunti in via Viale, nei pressi al parco acquatico Ricelandi, hanno scoperto il 45enne mentre da a fuoco a un cumulo di rifiuti speciali costituiti prevalentemente da plastica, parti di alluminio e vetro. Per l'uomo è scattata quindi la denuncia. Controlli della Guardia di Finanza nel Trapanese, nel settore turistico alberghiero, scoperti 22 lavoratori in nero. Il servizio. 22 lavoratori in nero sono stati scoperti nel Trapanese dalla Guardia di Finanza durante alcuni controlli che hanno riguardato strutture ricettive, ristoranti e bar. Le Fiamme Gialle hanno eseguito in particolare controlli in 20 attività in tutta la provincia, comprese le isole minori. Nel corso degli interventi sono stati trovati appunto i 22 lavoratori totalmente in nero, tra cui un minorenne e 3 lavoratori irregolari. 5 dei 22 lavoratori inoltre, oltre a lavorare in nero, percepivano anche il reddito di cittadinanza. Si tratta di 2 lavoratori a Marsala, 2 a Mazzara del Vallo e 1 a Castelvetrano. Per loro è scattata dunque anche la denuncia alla Procura della Repubblica di Marsala, oltre alla segnalazione all'INPS per la sospensione del beneficio. I finanzieri inoltre hanno proposto la sospensione dell'attività imprenditoriale all'Ispettorato del Lavoro di Trapani per 8 imprese controllate. I controlli delle Fiamme Gialle proseguiranno nelle prossime settimane. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News.
Benvenuti al TG Vallo News. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito misure cautelari personali e patrimoniali sottoponendo agli arresti domiciliari una donna palermitana accusata di molteplici truffe anche nel trapanese. Il servizio. Le fiamme gialle del comando provinciale di Palermo questa mattina hanno sottoposto ai domiciliari una donna accusata di molteplici truffe ai danni di vari cittadini delle province di Palermo, Trapani e Messina. L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo su richiesta della locale procura. La presunta truffatrice si sarebbe accreditata con i clienti, millantando conoscenze tra le alte cariche degli uffici giudiziari di Palermo. L'ingegnoso sistema avrebbe previsto che la donna, attribuendosi falsamente il titolo di avvocato, proponesse l'acquisto di immobili a prezzi o condizioni particolarmente vantaggiose mediante una fantomatica procedura all'incanto da lei stessa denominata procedura PQM. Per ottenere soldi in tempi rapidi, l'indagata avrebbe rappresentato agli acquirenti inesistenti problematiche che ostacolavano l'assegnazione degli appartamenti. Tra le motivazioni più utilizzate vi sarebbe stata la necessità di dover provvedere a cancellare sopraggiunte pendenze penali, ovvero improvvise iscrizioni ipotecarie. Attraverso questa procedura l'indagata sarebbe riuscita in brevissimo tempo a ottenere oltre 160.000 euro in contanti. A seguito delle indagini delle fiamme gialle per la donna sono scattati gli arresti domiciliari e l'interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriale per 12 mesi. L'autorità giudiziaria ha anche disposto il sequestro dei 164.000 euro ritenuti il profitto del reato. Parliamo adesso di elezioni regionali. L'eurodeputata Caterina Chinnici, candidata alle primarie del campo progressista per la scelta del candidato alla presidenza della regione, sarà a Mazara venerdì 15 luglio. L'incontro con la cittadinanza si terrà presso il Collegio dei Gesuiti alle 17. Sarà un'importante occasione per discutere e confrontarci sui punti programmatici che metteremo in campo in vista delle prossime elezioni regionali, scrive in una nota il segretario comunale del circolo PD di Mazara, Giuseppe Palermo. I comuni siciliani potranno usufruire delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per favorire il benessere dei minori e il contrasto alla povertà educativa, lo ricorda l'assessore regionale alle politiche sociali Antonio Scavone, che ha inviato una nota ai sindaci dell'isola indicando le modalità per aderire all'iniziativa. A disposizione per tutta Italia c'è un apposito fondo di 58 milioni di euro. Ad approvare l'elenco dei comuni beneficiari con gli importi spettanti, ognuno sulla base della popolazione minorenne, sarà il Ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia. Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, concluderà il dibattito di presentazione del libro Pietro Pizzo, L'uomo, la politica, che si terrà oggi alle ore 19 nella sala consiliare di Palazzo 7 Aprile. A Marsala interverranno il Sindaco Massimo Grillo, il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano, il Deputato regionale Stefano Pellegrino. Sarà presente anche lo stesso Pizzo, storico esponente del PSI, già primo cittadino marsalese, deputato regionale e infine senatore. Al via da oggi in Sicilia la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid. La seconda dose di richiamo riguarda le persone dai 60 anni in su e quelle con elevata fragilità dai 12 anni in poi, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla ricezione del booster o dall'ultima infezione successiva al richiamo. È possibile prenotare la somministrazione presso tutti i punti di vaccinazione attivi in Sicilia, sia alle piattaforme di Poste Italiane sia attraverso quella della Regione Siciliana. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina. Benvenuti.
Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Torna a riunirsi questo pomeriggio in seduta ordinaria il Consiglio Comunale di Mazara, in attesa che in aula torni il bilancio di previsione, il servizio. In attesa che il bilancio di previsione torni in aula per l'esame e l'eventuale approvazione, si riunisce questo pomeriggio il Consiglio Comunale di Mazara. Si tratta di una seduta ordinaria per l'esame di 29 punti scritti all'ordine del giorno, tra questi il riconoscimento di vari debiti fuori bilancio per il pagamento di parte del lavoro straordinario effettuato da alcuni dipendenti comunali nel 2020, l'esame del nuovo regolamento per la toponomastica cittadina, l'esame del regolamento per l'accesso e l'utilizzo dell'area skate park del lungomare San Vito. All'ordine del giorno inoltre una serie di mozioni che riguardano tra l'altro il ripristino delle banchine nel fiume Mazaro, il progetto di una spiaggia inclusiva e il coinvolgimento dell'amministrazione comunale nei nuovi accordi sul gas tra l'Italia e l'Algeria. Spazio sarà dato in apertura di seduta alle comunicazioni e interrogazioni. Non mancheranno certamente gli interventi su quanto accaduto nell'ultima seduta in merito al ritiro del bilancio da parte dell'amministrazione mazzarese. La seduta è convocata alle ore 17. Ed ora lo sport. L'associazione Futsal Mazara 2020 ha reso noto il ritorno in squadra del giocatore castelvetranese Giulio Evola. Classe 85, Evola torna così a vestire la maglia giallo-blu già indossata nella prima parte dello scorso campionato. Ed è ufficiale, il mazzarese Giovanni Pomiglia farà parte dello staff tecnico della società. Ancora una volta Pomiglia lavorerà fianco a fianco con Mister Bruno nei panni di collaboratore tecnico. Ed ora una comunicazione di servizio. Andrà in onda questa sera alle 22.40 lo speciale Televallo programmato per ieri sera, che per motivi tecnici non è stato trasmesso. Ospite in studio il giornalista Francesco Mezzapelle. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.